Ciao, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostro la mia pulizia del viso fatta in casa, finalmente, quindi non mi perdo in chiacchiere e inizio subito. Il primo step è quello di eliminare i residui di trucco. Lo faccio utilizzando il panno in microfibra di Le Beauté Paris, vi metterò tutti i link giù nell'info box, e ho deciso di utilizzarlo solo con dell'acqua calda. Secondo step detersione, utilizzo un detergente purificante dell'Himalaya Herbals con la spazzola elettrica di Sanmei. Diciamo che questo è un ottimo dupe del Clarisonic, ma in versione low cost. Ha due testine, una più grande e una più piccola, che oltre a vibrare rotiano anche. Passo la spazzola su tutto il viso, stando attenta naturalmente al contorno occhi e anche al contorno labbra, e cerco di concentrarmi principalmente sulla zona T dove ho più imperfezioni. Finito il momento detersione, sciacquo il viso e parto con il terzo step, ossia i fumenti, quindi per aprire i pori. Metto a bollire dell'acqua e poi aggiungo in infusione una bustina di camomilla, questa è della Lester House e la trovate da Eurospin, e procedo con il fare i fumenti per 10 minuti. Un dischetto asciutto mi aiuta ad eliminare tutte le impurità post fumenti e procediamo con il quarto step, ossia eliminare i punti neri. Lo faccio con la Black Mask Peel Off della Hills. Vi avevo girato un video, ve lo metterò giù nell'info box. Comunque la utilizzo solo su naso e mento, quindi sono i punti dove ho più impurità, e la lascio agire per 15-20 minuti. Mi raccomando, fatela asciugare e poi strappo via il tutto. Quinto step, scrub viso, questo è della Zoe Cosmetics ed è illuminante, purificante e rigenerante, ed al suo interno microgranuli e minerali. Lo passo su tutto il viso stando attenta al contorno occhi e alle labbra, lo lascio agire per 3 minuti e poi sciacquo con acqua fredda. Dopo lo scrub al viso, anche sulle labbra utilizzo un goccio di olio extravergine di oliva e dello zucchero di canna. Se volete però potete farlo anche con miele e zucchero normale o miele e zucchero di canna. Step numero 7, maschera viso, utilizzo questa che è in tessuto, è della Christian Breton ed è una maschera nera che serve a purificare, nutrire, a chiudere i pori. È una maschera multitasking, ve l'avevo fatta già vedere in un video. La vado ad applicare, lascio agire per 20 minuti, poi la tolgo e vado a sciacquare il residuo di crema rimasta. Step numero 8, contorno occhi, utilizzo una crema specifica, questa è del marchio La Quercia Scarlatta. La linea è la Suprema Olea e al suo interno olio di oliva bio e olio di fico d'India. Ne prendo in quantità generosa e inizio ad applicarla con movimenti rotatori. Per far aderire al meglio la crema proviamo insieme il massaggiatore per gli occhi della Sanmei. È un apparecchio elettrico che ha tre funzioni, la prima è quella di riscaldare la parte, la seconda è quella di creare un massaggio attraverso delle vibrazioni e la terza invece è quella di riscaldare e vibrare insieme. Come vedete l'utilizzo è semplicissimo, come primo step decido di andare a riscaldare la parte, quindi quando vediamo la luce gialla è perché sta riscaldando il contorno occhi per far penetrare al meglio la crema, e poi per farla assorbire completamente decido di creare proprio l'effetto massaggio, quindi con la vibrazione. Penultimo step della nostra pulizia fatta in casa, è il momento di idratare e nutrire la pelle. Lo faccio con questa crema appunto idratante e nutriente, è sempre della Quercia Scarlatta della linea Super Olea. La applico su viso e collo facendo un bel massaggio.
Ultimo step, è il momento di nutrire le labbra con un burro cacao. Io ho scelto questo del marchio Be Natural, che è 100% naturale, alla cera d'api, gusto mango. Questo è il video della mia pulizia del viso fatta in casa. Per sapere tutti i nomi dei prodotti ve li metterò giù nell'info box. Noi come al solito ci vediamo qui sul canale ogni lunedì e venerdì. Se vi va iscrivetevi. Ciao!